Siri nasce a Genova in distacco Piazza Marsala nel 1906, 40 anni dopo, quindi nel 1946 diventa Arcivescovo di Genova. Franco Manzitti eh, Siri il Vescovo Principe. Perché Principe? Perché oltre al suo percorso ecclesiastico eh, Siri ha raffigurato anche una presenza forte nella società civile, nella città di Genova, ma non solo. Nella... Eh, più generalmente nel, nel, nella Chiesa, in Vaticano, nei suoi rapporti anche internazionali, qualcosa che andava oltre la, la carica ecclesiastica, per quanto importante, per quanto, in, per quanto incisiva nel, proprio nella storia della Chiesa, ha rappresentato qualcosa di più. Che, eh, questo lo hanno soprattutto misurato i genovesi nel suo lungo regno, probabilmente uno dei più lunghi nella storia più di 40 della anni. Più di 40 anni: dalla. Dalla guerra praticamente, sì. dalle macerie della guerra fino al tempo moderno. Fino all'87, fino, all fino al Quindi ha attraversato un periodo tra l'altro importantissimo nella storia, storia d'Italia, nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nella storia di Genova. È. È, quello che, è quello che ha pesato molto. Bene, dall'archivio di Primo Canale, dai luoghi alla storia, vediamo questa, questo racconto proprio del cardinale eh, Giuseppe Asiri. Piazza San Lorenzo, siamo davanti alla cattedrale. Qui nell'ottobre del 1987 il cardinale Giuseppe Siri, cardinale di Genova per 40 anni, saluta i suoi eh, cittadini. È l'ultima omelia del cardinale Siri, un'omelia che ha dei toni addirittura polemici in certi momenti. Il cardinale è sul sull'altare, seduto su una specie di trono e dirà delle cose molto significative che vengono riportate dai cronisti. Questo non è un addio, è un commiato, non sono io che vi abbandono, io compio un dovere, obbedisco e detto la parola obbedisco non ho altro commento da fare. Sono appena suonate le sei del pomeriggio, fuori piove in una maniera impressionante, Siri così dall'addio a eh, Genova, lascia perché va in pensione, ha compiuto i 75 anni. Dice per esempio: Devo accogliere chi il potere ce l'ha, uh, sarò sempre con voi. Non vogliate stimare la mia una fuga, non lo è, non vogliate chiedere neppure se ho cuore di pietra, no, quello che non morirà mai in me è che vi ho voluto bene. Where they are sealed off from the outside world during their deliberations until the next Pope is chosen. This is Cardinal Giuseppe Siri, Archbishop of Genoa. Siamo nel cortile dell'Arcivescovado di Genova. Giuseppe Siri diventa Arcivescovo con la cattedra in questa curia nel 1946, appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Diventa arcivescovo dopo il cardinale Boetto che era appena aspirato dopo la fine della guerra. Siri aveva un'età giovanissima, era uno dei più giovani arcivescovi di tutta la curia romana. La successiva nomina, quella importantissima cardinale, avverrà nel 1953 quando il Papa gli imporrà la beretta rossa. E, eh, Siri celebrerà questo avvenimento importantissimo per la città di Genova e non solo, per tutta la chiesa romana, con un grande pranzo al Grand Hotel di Roma, al quale parteciperanno illustri personaggi della città e non solo, tra i quali il ministro Cappa, Giacomo Costa, il sindaco Pertusio, il marchese Durazzo, Monsignor Adrianopoli. Monsignor Torrazza, Guano, che era vescovo di Livorno, Crovari, Granara, che farà poi una grande carriera nella curia di Genova. Franco Costa e Benito Vaccari. Era certamente un conservatore, però eh, devo dire che era anche molto comprensivo dei problemi reali. Io non ho avuto mai motivi di grande, di grande anzi, mm. di contrasto con Siri. Era un. un posso dire tra virgolette un democristiano, quindi eh, ha sempre cercato in definitiva anche nei momenti più difficili di eh, difendere verso posizioni politiche di destra o altro, di difendere la democrazia cristiana. Quindi era stato un uomo che certamente passava da, molto da parte di lui, era molto legato all'ambiente deliri, no? quindi... La dirigenza IRI era molto vicina a Siri perché sapeva che questo contava abbastanza. E lui con questo riusciva a tenere a Genova. Ma lui ecco, su, per Genova è stato, import, è stato utile? È stato utile, è stato, è stato utile, utile. È stato assolutamente utile. Io vorrei ricordare un particolare. Sì. La mia Se ne vengono maggiore, in mente dei, dei, dei aneddoti. È appunto, io la mia è difficoltà maggiore, maggiore con Siri è questa. Siri, eh, non ricordo, Penso, ricollegandosi a vecchi rapporti di amicizia con la mia famiglia, come parlava in genovese, che era una specie di privilegio. No? Io però non sono più capace a parlare in genovese perché ho perso l'abitudine, in casa non si parlava. Allora, quando lui parlava in genovese, era come se io avessi dovuto parlare, che so io, in russo, cioè dire, no? Allora, volevo rispondere in genovese perché era un modo di affetto, però avevo difficoltà. E allora le mie frasi erano, credo, di una banalità indescrivibile, <ride> secondo me le poche parole. Lui se ne è accorto perché e poi si è messo a parlare italiano. In ogni caso, ehm, è stato un rapporto di potere quello di Siri? Sì, sì, certamente un rapporto di potere. Però eh, sempre un rapporto, eh, eh, come dire, un potere mai clericale, nel senso utile mm. della parola. Eh. Lui aveva consapevolezza della sua posizione, della sua importanza, anche nazionale, eh, dell'importanza della Chiesa, ma non è stato mai l'uomo che trafficava nella democrazia cristiana sì. per favorire questo piuttosto che quell'altro. No, è stato sempre, sempre molto rigoroso in questo senso. Ci sono dei versi dell'anonimo dell genovese, mi viene in mente adesso, sì. che dice, eh, «Sansci shi un e un Paggio in San Siro. San Siro non è il palazzo, il Paggio è il palazzo ducale. Certo. Poi se... San Siro era, era la, la prima cattedrale la prima di Genova. Cattedrale, ecco. Qui siamo nel 200, no? Ecco, secondo Quindi me non, questo, non mescolare secondo le due cose. Questa linea antica della chiesa, perlomeno, mi sembra trovare in Siri. Eh, Siri fu anche un personaggio politicamente interessante, e anche, eh, Franco, politicamente eh, a volte discusso. Beh, è stato un personaggio molto presente. Basta molto pensare presente. a quello che successe a Genova nel 1961 quando il governo della città divenne un governo di centro-sinistra. Certo. Siria arrivò al punto di vietare al sindaco Pertusio di allora Democrazia, di partecipare no? alla processione. Alla processione del patrono, perché, certo. applicandogli delle misure canoniche per, in, in ritorsione dal fatto che aveva fatto entrare i socialisti nel governo della città. Ecco, quindi, sentiamo questa testimonianza di uno che c'era allora, che ha potuto raccontarcelo eh, di Bruno Orsini. Ricordo la battuta di un cardinale che disse: Dobbiamo eleggere un santo padre, non un padre eterno. Ecco, <ride> <ride> non si è mai dato il caso di un papa eletto così, e quindi lo sapeva benissimo. Lì eh, il, eh, la successione a Più 12 d'altra parte era delicata perché eh, Pio 12 aveva nominato pochi cardinali, fu uno dei, dei, eh, mh, dei conclavi in cui c'erano meno cardinali, credo 70. Sì, 75. una sessantina. Poi, Poi ne, ne, ne erano morti due sì, eh, poco poco prima a Roma, poco prima che. Prevalentemente italiani e insomma prevalse tra le diverse tesi. Eh, ricordate eh, quella di un papa di transizione un papa di transizione Roncalli, Cioè si, si diceva ne veniamo dopo un papato lungo e molto sì, sì. Eh, come dire, pesante sotto sì, un sì. profilo politico transizione poi si vedrà ecco poi cambieranno però, le cose. Eh, il papa Roncalli aveva già più di 70 anni eh, sì. quando fu eletto 72 73 sì e poi aveva una dimensione eh, di cui bisogna tener conto, cioè una grande esperienza internazionale, era stato lungamente nunzio in vari luoghi e considerato di carattere mite e l'ideale per un equilibrato saggio eh, papa di transizione di respiro internazionale. Franco eh... Siri fu un personaggio, possiamo dire, anche internazionale. In fondo, forse è il personaggio, è il genovese più internazionale che abbiamo, che abbiamo avuto nel XX secolo. Beh, sicuramente, innanzitutto per il fatto che per due volte ha rischiato tra virgolette di diventare, diventare papa. papa. Poi, per, per eh, la, le sue posizioni all'interno della Chiesa nel Concilio Vaticano, rispetto al Concilio Vaticano II, che è una, un, un tema universale, quello delle scelte della Chiesa. Eh, convocata con tutti i suoi vescovi nel mondo da, da Giovanni XXIII. No, e poi dopo, per, la, per il suo acume, per la sua visione, non dimentichiamo che Siri andò in Borghese, praticamente cioè, in Russia, in Russia. Che, era, che era la Russia. pur essendo era, durissimo con pur essendo durissimo, andò a, in qualche modo a trattare, a discutere con. Gente come Khrushchev, eh, nella Russia di, di, di Khrushchev e di Brezhnev, certo. cioè quando... Non si scherzava. Non si scherzava tanto, <ride> si rischiava anche di non tornare. Certo. Eh, bene, eh, e adesso vediamo invece eh, la chiusura del, del grande regno di Giuseppe Siri. 1986, si ricompie 80 anni, mm. deve lasciare... E eh, viene a, a fare il commiato a celebrarlo in qualche maniera, niente meno che il Papa Giovanni Paolo II. Siri poi morirà eh, po pochi anni dopo. Vediamo. Ecco il Papa e il Cardinale Siri protetti da uno speciale vetro antiproiettile. Eccoli si stanno avvicinando al Molo Vecchio di Genova. Il Papa, con il suo slancio umano, saluta. Tutta la gente presenza, sono centinaia e centinaia di persone di ogni fede di ogni affetto, vicino alla Santo Padre, il Cardinale Siri. Il Papa benedice la folla, subito davanti a lui c'è l'arcivescovo di Genova, Cardinale Siri, e alla sua sinistra un signor John Maghi, cerimoniere pontificio, che aiuterà i concelebranti nel corso della cerimonia. Vostri antecessori vennero, ma mai ci fu un incontro con la celebrazione del Santo Sacrificio come quello al quale oggi partecipiamo. Grazie Padre Santo, grazie di essere venuto, grazie di essere al, salito al Monte della Guardia, grazie di averci incoraggiato, grazie del dono che ci darete ora di beatificare qui nella nostra città una nostra concittadina. Parlava genovesi, girava nei vicoli, era molto amato dal popolo. Era molto amato dal popolo, da, no, non solo dal popolo ma in generale da tutti. Aveva una popolarità eh, che gli non, veniva eh. da questo, dal suo lungo percorso, ma che gli veniva anche dalla sua forza. Era un grande predicatore, incantava per il tono della voce, per i contenuti, durissimo, con dei concetti chiari. Sentire oggi una sua omelia è come andare a scuola. Eh, eh, muove, è impressione. Muove delle emozioni forti, per cui era un personaggio. Forse nel Novecento genovese e anche in parte italiano è stato una delle figure più forti fu anche fra l'altro presidente della CEI anche so. presidente della I CEI non a lungo politici. per qualche anno però, però nel momento un, del centro-sinistra centro con, con Giovanni XXIII con, con, e con Paolo VI bene grazie e appuntamento alla prossima puntata